Si svolgerà nelle giornate del 2 e 3 luglio all'Università di Teramo il meeting internazionale La Scienza per la Pace, un'occasione per rimarcare l'importanza del corretto approccio alla formazione e conoscenza scientifica, anche come strumento per costruire la pace. Siamo in un momento molto delicato della vita non solo dell'Italia, dell'Europa, ma del mondo intero. E io avverto che da qualche anno, devo dire anche qualche decennio, nonostante l'impegno che abbiamo vissuto a Roma, anche qui in questi primi anni, e che ci sia sempre di più una grande carenza di cultura scientifica. E questo perché molte volte si confonde la conoscenza con l'innovazione tecnologica, sono due realtà completamente diverse, certamente devono incontrarsi, però noi dobbiamo diffondere il desiderio del conoscere, perché la conoscenza è fondamento per una vita autonoma, libera e responsabile. All'inaugurazione dell'evento sarà presente anche la ministra dell'Università e della Ricerca, Maria Cristina Messa, oltre a numerosi scienziati di fama internazionale. E il giorno dopo si celebrerà non a caso il giubileo degli scienziati. Io sono molto contento veramente di rivedere qui a Teramo alcuni amici che ho incontrato a Roma per tanti anni, e soprattutto la presenza dei presidenti dei centri di ricerca italiani, e ci sarà anche una ministra. E dunque sono molto contento, e poi soprattutto anche la partecipazione della Pontificia Accademia delle Scienze con la presenza del vice cancelliere e poi anche Gigi Chicchi, che è membro della Pontificia Accademia delle Scienze oltre ad essere presidente dell'Associazione Mondiale degli Scienziati. Quando la scienza si occupa anche dell'uomo e di tutte le problematiche legate all'uomo e alla società, come ad esempio la pace, insomma, è sempre uno scopo molto alto della scienza stessa. Sì, un meeting molto importante anche per come collocazione, perché spero che rappresenti anche un segnale di passaggio dopo la pandemia, insomma, ad un ritorno graduale alla normalità, tant'è vero che sarà in parte in presenza e in piccola parte ovviamente online, tenuto conto che sono coinvolti scienziati di tutto il mondo, tra cui premi Nobel, quindi insomma non è semplice per i collegamenti. È un meeting rivolto fondamentalmente ai giovani, che, come dice giustamente il nostro vescovo, che ringrazio sempre ma anche e soprattutto per questo, non devono aver paura della conoscenza, anzi i nostri ragazzi devono aver paura dell'ignoranza.